principalmente il coach sui comportamenti. Voi desiderate lavorare nel coaching, sappiate che vi troverete sostanzialmente a dover modificare i comportamenti dei vostri clienti. È un po' il cuore del coaching. E c'è un mondo legato ai comportamenti. Oggi vediamo un pezzettino di questo mondo. Ed è questo mondo, il titolo di questo mondo è gli attivatori. Cioè, ci sono degli stimoli esterni, tutti noi ci muoviamo in un ambiente, in un contesto, in questo ambiente, in questo contesto, ci sono degli stimoli, ci sono dei segnali, ci sono degli input. Questi stimoli vengono appunto chiamati attivatori, attivano dentro di noi delle risposte piuttosto che altre. Facciamo degli esempi. Tutti voi sicuramente conoscete i centri commerciali, qualsiasi centro commerciale. Un centro commerciale è studiato, è un vero e proprio, come un vero e proprio attivatore. Cioè, qual è lo scopo del centro commerciale? Spingerci all'acquisto. Ricordo, ultimamente sono stato a New York, sono entrato in un centro commerciale enorme, il più famoso di New York, e all'interno di questo centro commerciale mi ha colpito moltissimo il fatto che fosse totalmente esclusivamente open space. Totalmente. Perché? Perché anche questo, chiaramente anche questo centro commerciale è studiato per spingerci all'acquisto, è un vero e proprio attivatore. Ma perché totalmente open space? Perché ci privano della scelta di entrare o uscire da un negozio all'altro. Tu, una volta che sei entrato all'interno del centro commerciale, sei dentro. Non esiste più il corridoio. Il corridoio, le vetrine, e tu scegli se entrare in un negozio piuttosto che no. È una scelta, è una decisione. È un bivio. All'interno di questo centro commerciale famoso di New York, totalmente open space, non ci sono i corridoi, non ci sono i muri, quindi ti hanno privato della scelta, della domanda entro o non entro. Non esiste più dentro o fuori. Questo è un esempio di attivatore. Chiaramente in questo caso, come vi dicevo prima, l'attivatore ci spinge all'acquisto, ci spinge allo shopping. Un altro esempio di attivatore, un esempio molto maschile che mi appartiene anche molto perché quando guido ammetto di essere succube di questa forma di attivazione di un certo comportamento, è appunto quando siamo alla guida imbottigliati nel traffico. Molti uomini, non solo, quando sono imbottigliati nel traffico diventano aggressivi, diventano nervosi, cambia totalmente il nostro umore. L'idea di essere bloccato per strada, circondato da altre macchine, di non poterci fare nulla e di non sapere fino a quando questo blocco resterà, ci trasforma, ci attiva un certo tipo di comportamento. Ecco qui un altro attivatore. La forza, la caratteristica, la peculiarità di questi attivatori è che non ci costringono ad agire in un modo piuttosto che in un altro. Non ci obbligano con la forza, ma lavorano su una serie di dinamiche, su una serie di principi, su una serie di leve. Marketing, pubblicità ruotano intorno anche a questo tipo di discorso. Ma oggi parliamo di comportamento, attivatori legati al coaching. Perché andare a studiare questi attivatori? Soprattutto perché andare a capire qual è la logica che c'è dietro un attivatore, la dinamica, la struttura che c'è dietro un attivatore? Perché possiamo utilizzarla per attivare comportamenti diversi nei nostri clienti. Come dicevamo prima, il coach lavora sui comportamenti e sa che dietro un comportamento c'è un attivatore.
un attivatore che attiva un determinato comportamento. Allora, vi faccio un esempio, ovviamente le dinamiche, le strutture sono tante, oggi iniziamo a vederne una. Tutti voi conoscete il dissuasore di velocità, luminoso. Sempre torna l'esempio della strada, del traffico, siamo su in macchina, stiamo viaggiando, avete presente, appare a un certo punto l'indicazione luminosa della nostra velocità, che se tra l'altro andiamo a una certa velocità, credo che lampeggi, però sostanzialmente ci comunica questo dissuasore di velocità a quant'è la nostra velocità, 90 km orari, magari su una strada di 50 km orari. Guardate gli elementi che ci sono adesso in questo attivatore di un certo tipo di comportamento, adesso andiamo a scomporlo. Allora, il primo dato rispetto al dissuasore di velocità, il primo dato che abbiamo è un'evidenza, cioè evidenza. Il dissuasore ci mostra in maniera evidente un dato, in maniera molto visibile, un dato, un elemento, un contenuto. Ma allarghiamolo adesso anche rispetto ai dissuasori di velocità stradale. Ci mostra in maniera evidente, visibile, quasi ce lo sbatte in faccia, un dato. Ok? Questa è una parte importante, perché per poter attivare un certo tipo di comportamento dei nostri clienti dobbiamo lavorare su una certa evidenza. Ok? Quello che andiamo a fare deve essere molto evidente, non può essere sotterraneo, non può essere superficiale. Dopo l'evidenza abbiamo la rilevanza. Il dissuasore di velocità non ci fornisce solo un dato, ma ci fornisce anche un dato che è rilevante rilevanza per noi. Sappiamo che quel numero 180 km orari è un dato rilevante per noi, non è un dato che non mi interessa. E perché è rilevante? E arriviamo al terzo step, al terzo elemento, perché può avere, in questo caso, nel caso dei 90 km orari sicuramente lo ha, può avere una certa conseguenza per me. E sappiamo tutti qual è in questo caso la conseguenza. La multa. Addirittura alcuni dissuasori di velocità indicano anche il corrispettivo, la conseguenza corrispettiva. Ho visto di dissuasori di velocità che oltre ad indicare il dato, la mia velocità, mi dicevano anche qual era la conseguenza. Per esempio, meno 10 punti, multa di questo valore economico. A questo punto, evidenza, rilevanza, conseguenza, a questo punto c'è l'azione, il comportamento. Io lo chiamo azione perché tecnicamente è così, ma è chiaro che si nota il comportamento. Ok? La mia azione, attenti, questa è la parte interessante, la mia azione immediata, la mia azione non controllata, non posso dire spontanea perché non è spontanea, ma la mia azione diretta, immediata, sarà quella di rallentare, di alzare il piede dell'acceleratore. È la cosa più interessante è che non ci avrò pensato, non mi sarò messo lì a riflettere, non mi sarò messo lì a ragionare, magari forse lo faccio dopo, ma sul momento alzo il piede dell'acceleratore. E tutto questo avviene in maniera diretta, in maniera non controllata da me.
proprio perché c'è stata una evidenza, una rilevanza, una conseguenza che ha portato a una certa azione e a un certo comportamento. Questo schema è molto utile per coloro che lavorano sul cambiamento, perché ci permette di individuare quelli che sono i passaggi 1, 2, 3 e 4, quelli che sono i passaggi per costruire un attivatore, per cambiare un certo tipo di comportamento.